cari amici, questo cane si chiama Penny. È Penny. E vi vuole bene, così come vuole bene a me. E a Orazio. A me no, perché mi abbaia sempre. No, abbaia. Nonostante lo conosca da quando è nato. No, abbaia quando vieni a casa. Tanto è vero che adesso non ti ha abbaiato. Penny, ti vogliamo bene, Penny. Tu sei tanto buona e noi ti vogliamo bene. Chi te l'ha regalata? Me l'ha regalato mio figlio. Che razza è? Ma non te lo so dire perché non è precisa come razza, eh? È lì vicino. È lì vicino. Sì, è quasi pura, però sì, c'è qualche un po' di bestia. Sì, assomiglia a tanti altri di questa. Sì. Inglesi. Cani inglesi. Sì, sono animali molto frequenti, si vedono spesso in giro. Va bene. Vai. Comincia. Allora, iniziamo a parlare. Io ho portato alcuni libri che vi faccio vedere intanto come titolo. Dammi qua. Il primo è questo. Aspetta che mi avvicino. Vai. Aspetta che vado qua, così si vede meglio. Vai, dammi l'altro. Sì. Ce n'è ancora? Sì. Uno. Leggi il sottotitolo. Scienza e storia di una possibile emergenza. Questa del 2005, cari amici. Come diceva Pericle, ad Atene abbiamo... Non lo so quella di Pericle, non me lo ricordo. Ho capito abbiamo qual è la Repubblica. E quando dice in Italia col capo. Dammi qua. E questo è un libro di un grande... pensatore e come tale dice le cose come stanno e come tale è stato sempre ignorato se non combattuto. Oh, questo è il numero 4304 della biblioteca Vitali Giorgio. Ma è di parecchio tempo fa, però. Sì, è del vediamo un po'. No, davanti, tutto davanti. Non c'è. No, perché l'hai rilegato. No, vabbè, allora non... Comunque sarà di almeno una ventina d'anni fa. Sì. Allora, voi avete visto che questi sono libri non a caso predittivi. Perché soprattutto questo libro qui... Oracolario, oserei dire. Ecco, sull'influenza aviaria c'è scritto è una possibile pandemia, che significa che gli scienziati critici del sistema avevano già capito che lor signori avrebbero... Questa la voglio leggere io. Sì, aspetta. Che lor signori hanno già programmato nel 2005, cioè 15 anni fa... questa pandemia che è falsa. Leggi. Allora, nel 1918, quando decine di milioni di persone morirono, decine di milioni di persone, non 350 al giorno o 50 o 200 al giorno, significa qualche milione, in Italia come minimo 3 o 4 milioni di morti, non qualcuno. Io ricordo il mio suocero che mi raccontava quando lui da ragazzino vedeva i contadini che entrava per ragioni varie nel paese dove lui viveva e molti di questi stramazzavano al suolo anche perché non c'era né prevenzione né niente, certo. Ovviamente sopravvivevano quando gli pigliava l'epidemia, cadevano come, al suolo. Come la peste di Renzo, no? di Renzo Travaglino. Che è stata però comunque ampiamente prevista e... affrontata soprattutto dal Granducato di Toscana, come ho già detto più di una volta. Sì.
Allora il mondo tremò. Da allora la ricerca ha fatto ben poco, confidando semplicemente sul fatto che un evento di quel genere non si sarebbe verificato di nuovo. E ancora meno hanno fatto le multinazionali farmaceutiche, che da decenni lottano affinché eventuali vaccini non vengano amministrati dagli stati e offerti gratuitamente alle popolazioni. Ovviamente il business è loro. In compenso, la facilità di spostamento, gli allevamenti intensivi, il disinteresse per le possibilità devastanti che si possono scatenare nella natura hanno reso il pericolo sempre più incombente. Il rischio è quello di una pandemia influenzale di proporzioni mai viste prima, che potrebbe visitare miliardi di case nel mondo. Questa pandemia è l'influenza aviaria? Mike Davis spiega quali siano i reali rischi, quali gli errori che si stanno commettendo, quali le prospettive future. Ecco, questo per dire che già nel 2005 era molto chiara la situazione di un possibile divenire. Era chiara che cosa? Era chiara la prospettiva che lor signori avrebbero in un modo o nell'altro, questo non è il solo libro che io ho già presentato, che lor signori avrebbe in un modo o nell'altro inventato la pandemia, perché questa tipologia di virus si presta per queste operazioni. Tra l'altro, in un ottimo servizio su internet che è stato fatto all'interno di un programma che è il programma delle cinque leggi biologiche della cosiddetta nuova medicina germanica, è stato illustrato perfettamente quali sono i passaggi con cui si crea una psicosi da pandemia. È tutta una serie di passaggi che questo sistema ha sistematicamente attuato. Il bello è che quello che viene detto in quel programma, che chiunque può vedere su internet, YouTube, in quel programma si dice esattamente tutto quello che questi signori che stanno al governo in Italia, in Europa, nel mondo, grazie alla privatizzazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte queste cose lo hanno già realizzato, ma sulla linea di quello che preventivamente avevano detto questi delle cinque leggi biologiche, 5LB. Andatelo a vedere. E allora entriamo nel merito di una situazione che vi voglio illustrare alla luce di quanto scrive un grande pensatore. Ecco, il numero è qui, vedi, 4304. È quello, dicevo io. Il libro si chiama Bombardamento etico e questa è la spiegazione del titolo. Il titolo di questo saggio... Posso interrompere un attimo? Come no? Allora, voglio solo dire che il bombardamento etico è una fase, è una diciamo anche metafora, oltre che una schema, uno schema mentale, la rappresentazione di uno schema mentale, che risponde a una legge della psicanalisi ormai consolidata e anche della programmazione neurolinguistica. Perché? Perché il nostro cervello, il cervello umano, riesce a gestire al massimo un bombardamento in contemporanea da cinque fonti diverse, non di più. Addirittura alcuni dopo il terzo bombardamento, cioè il terzo intervento contemporaneo inatteso da parte dell'individuo che è soggetto a questo attacco, va in tilt e quindi diventa dominante, dominato, si rende disponibile ad essere dominato e quindi a essere manipolato da chi voglia eventualmente gestire le menti e le persone in modo che l'interessato neppure se ne rende conto. È un po' il sistema che usano i maghi prestidigitatori che vediamo sui palcoscenici in giro per il mondo. Ecco, questa è una modalità chiaramente psicologica,
psicanalitica ovviamente, che determina appunto anche fra l'altro il terrore incontrollato e incontrollabile. Infatti, dopo il bombardamento durato, quel vero bombardamento l'hanno fatto circa 2 mesi fa in Italia, è incominciato con quello, con l'invenzione che ci sarebbe stata la seconda ondata. Perché il richiamo della seconda ondata? Perché ma che cazzo l'ha detto? Quando mai? Sì, nella memoria storica c'è l'idea della seconda ondata della spagnola. Sì, quindi sì, praticamente è rimasto nel subconscio etnico questa memoria della seconda ondata. Verrà la seconda ondata, sì, l'anima degli mortacci tua. No, ma viene utilizzata, spaventata, certo, per utilizzarla per ancora, diciamo, ampliare questa bolla del terrore. Certo, noi l'avevamo detto, noi l'avevamo ipotizzato, disgraziatamente si è verificato, cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare, è tutta una sequenza di operazioni di questo tipo. Ora qui c'è una bellissima presentazione che fa capire i meccanismi psicologici, se non psichiatrici, di controllo della popolazione. Introduzione. Il titolo di questo saggio, ad un tempo storico, politico e filosofico, contiene 4 ossimori, espressamente concepiti per provocare intenzionalmente nel lettore quello spaesamento necessario per mettere in moto il suo autonomo processo di riflessione critica. Ovviamente Costanzo Preve è stato boicottato per quanto si è potuto, fino a che poveraccio è morto. Lo dichiaravano fascista quando lui non era. Sì. Solo perché c'aveva un pensiero suo autonomo, originale. Appunto. È la stessa, è lo stesso destino del suo allievo che è Fusaro. Sì. Oddio, Fusaro, insomma, ha dei limiti che Preve non aveva. Vabbè. I primi 3 sono bombardamento etico, interventismo umanitario e embargo terapeutico. È evidente che chiunque rifletta su questi ossimori si rende conto immediatamente della loro surreale assurdità. Contestualmente attualità. Per quello io sto leggendo. Certo. In quanto ovviamente i bombardamenti, in particolare rivolti contro la popolazione civile e le infrastrutture che rendono possibile una normale vita quotidiana, questo libro è stato scritto con gli echi del bombardamento etico occidentalista contro la Jugoslavia, allora ancora indipendente, ma già sacrificata dall'URSS. Non sono mai per definizione etici. L'intervento militare con dichiarati scopi di controllo geopolitico del territorio non ha nulla a che fare con l'umanità, se non come ipocrita pretesto, ed infine l'embargo non è mai terapeutico, non cura mai i mali del corpo e dello spirito, ma è anzi patogeno per sua stessa essenza, fa ammalare e fa morire. Soprattutto la società, non esatto, l'individuo. Esatto. Non solo. Noi viviamo oggi in una situazione di embargo, è talmente chiara. Il quarto simbolo, presente nel titolo, rappresenta una sorta di denominatore unificante, il più corrotto e malvagio che esista, quello della menzogna evidente. Ragionate bene, cari amici, su questo concetto, menzogna evidente. Poco fa, mentre aspettavo di venire qua perché tu mi hai detto prendere la comoda, sono andato a volantinare a Formello. Sì. Perché ero andato a Formello dai carabinieri a ritirare quella notifica. Parla loro se non ti sì, no, vabbè, quella notifica. Beh, casualmente incontro il mio sindaco. Sì. E l'altro ieri avevo letto una cosa interessante che lui aveva fatto, cioè era andato a parlare a Radio Radio rivolgendosi al prefetto
dicendo che i numeri, i dati dati sul conto di Formello erano irreali, certo, e falsati. Oggi l'ho visto e ho detto, oh, mi sei diventato simpatico. Sì, sì, sì. Ti ho rivalutato. Sì. Il concetto era quello, perché hai fatto questa cosa qui? Ho detto, e non è solo quello, tutta questa faccenda è falsa. E lui mi ha detto, sì, è vero, c'hai ragione. Certo. Cazzo di Buddha, il mio sindaco! Sono contento per te. Ma io lo sai che col mio sindaco non c'era un buon rapporto. E adesso ci siamo avvicinati molto. Sì, oggi. Perfetto. Andiamo a dire che abbiamo un nemico comune, vero? Andiamo a fare. E l'ha capito pure lui. Andiamo a fare lo stesso discorso alla regina dei topi, alla regina delle soraghe, alla cosiddetta sindaca di Roma. Troppo bello. Quindi siamo in una menzogna evidente. Perché la menzogna evidente? Perché tutto quello che viene detto in televisione è di una menzogna evidente in quanto è menzogna. Perché dicono cose insostenibili sulla base di dati statistici che si presume che l'ascoltatore conosca e che praticamente negano sostanzialmente quelle conoscenze. Scusate un secondo perché sono chiamato al cellulare. Intanto faccio vedere, sì, le due notifiche che mi hanno fatto oggi i carabinieri. Questa, aspetta, da vicino perché sennò non si riesce a leggere. Poi magari la gente dice, i nostri osteggiatori dicono che non è vero. Eccolo qua, Questura di Roma, Regione Carabinieri di Lazio. E qua c'è, aspetta, Regione Carabinieri Lazio, Questura di Roma, eccolo qua. Quindi sono vere, intestate a me, eccolo qua. Intestate a me, eccolo qua. Andiamo. Illustra queste denunce. No, vai avanti te. Vabbè. Vai avanti te, poi dopo attacchiamo. Anche perché non l'ho ancora letta, quindi non posso neanche criticarle. Come noto, le menzogne presuppongono quasi sempre un preventivo processo di occultamento, depistaggio e nascondimento, per cui è quasi sempre molto difficile smascherarle. La stessa filosofia contemporanea ha in parte registrato il meccanismo del processo di disoccultamento teorico di ciò che era stato preventivamente nascosto, mistificato ed occultato. Ed infatti il francese Paul Ricoeur ha unificato le filosofie di Marx, Nietzsche e Freud sotto il minimo comune denominatore di filosofie del sospetto. Di filosofie, cioè, che mettono in discussione le apparenze culturali consolidate, ricordatevi bene questi termini, apparenze culturali consolidate, e sulla base di questo sospetto originario mettono in luce le reali motivazioni dei comportamenti individuali e sociali. Le reali motivazioni dei comportamenti individuali e sociali. La menzogna bene occultata, tuttavia, fa forse parte di un periodo storico ormai tramontato, quello della società borghese in dissoluzione, in cui appunto era necessario che ci fossero dei Marx, dei Nietzsche e dei Freud per disoccultare i fondamenti profondi della produzione sociale, economica, politica e culturale complessiva. Si parla di riproduzione sociale, economica, politica e culturale, e sono tutti insieme, perché l'aspetto contingente, sia pure di una pseudo malattia, che abbiamo già ampiamente documentato da questo libro stampato nel 2005, su una pandemia, quella aviaria che si sarebbe prestata, cioè una
un virus, tra l'altro il virus a detta del presidente dell'Istituto Mario Negri è già modificato. E se il virus è modificato, tu mi devi dire cosa fa questo nuovo virus, che è quello che prende i nuovi malati, e non il vecchio virus, che non c'entra un cazzo. Però tu non me ne parli, perché devi operare nell'ambito di una grande menzogna. Ma oggi cominciamo lentamente a intuire sempre più che la dicotomia feconda fra borghesia e proletariato non connota strutturalmente tutte le forme possibili di società capitalistica, ma ne ha connotato soltanto una fase iniziale, prevalentemente, se non solo, europea. Prevalentemente europea. Il tempo della menzogna bene occultata, che metteva oggettivamente in primo piano il ruolo degli intellettuali critici, Marx e Gramsci, Lukács e Adorno, Bloch e Althusser, viene progressivamente detronizzato in favore di un tempo in cui la menzogna è ormai evidente ed in cui gli intellettuali critici vengono sostituiti da un cocktail. Attenzione, gli intellettuali critici sono sostituiti da un cocktail di giornalisti, esperti della manipolazione visiva dei media, professori universitari pomposi e sempre più specialisti dell'infinitamente piccolo, editorialisti allucinati in preda ad incubi ideologici ormai incontenibili, di cui l'italiana Barbara Spinelli è forse oggi la migliore tragicomica incarnazione. Quanti ci potremmo essere tra queste femminazze, eredi di Barbara Spinelli? Tiramene fuori un nome. Tirami fuori un nome. Dici a me? Sì. Non ho sentito niente, stavo leggendo. No, le cita Barbara Spinelli come un'esagitata espressione di questa sommatoria di non pensatori, ma di esperti. Guarda, Barbara Spinelli per me è il nulla assoluto, quindi non saprei dare giudizi. Vabbè, ma di nulla. Mettici una di queste femminazze. Barbara Palombelli? No, la Palombelli sta al di fuori, è troppo intelligente. Tant'è vero che si diceva Rutelli in Palombelli. In Palombelli, certo. È troppo intelligente per mescolarsi con questa gente. C'è proprio un salto di qualità. Cederna? No, Cederna no, Cederna no. No, parliamo delle attuali, è stata anche parlamentare, continua a essere parlamentare. Sì, lo so, grazie al padre. No, no, non parlo di quella. Spinelli. Spinelli mi sa che è morta, da quel po' che è morta. Ma era la figlia di Altiero Spinelli, no? Esattamente, certo. Allora. Aveva delle credenziali europee di tutto rispetto, però non era come il padre, perché il padre era favorevole a una soluzione, anche perché il padre non diceva, non voleva che questa Europa qua appunto era una soluzione non quella dell'Europa dominata dalla finanza internazionale, bensì per una federazione di stati o confederazione di stati e ben altra roba. No, sto parlando di un personaggio molto critico che sta al Parlamento. Scusa, è possibile che non lo sai? La ex presidente della Camera. Oh, bravo! E vabbè, ma quella poverina è da ricovero. Vabbè, ma comunque è lì, fa parte di quelle streghe. Certo, certo. Come si chiamava? Chi se ne frega. Anche ricordarsi il nome, no. Faccio lo schifo a pensarci. No, quella che era favorevole all'immigrazione clandestina. Lo era e lo è anche oggi. Certo, certo. Senza la menzogna evidente sarebbe infinitamente più difficile far passare in modo tanto indolore i tre odiosi ossimori del bombardamento etico, dell'interventismo umanitario e dell'embargo terapeutico. A questa situazione, che Ennio Flaiano avrebbe notato come disperata ma non seria, la situazione dell'Italia di oggi è disperata ma non seria, perché se tu associ l'immagine visiva
di certi personaggi, a incominciare da Di Maio per finire da Pino il Solitario, detto Giuseppe Conte, tu ti rendi conto che la situazione è disperata ma non è seria, perché siamo nelle mani di questa gente. Ci devi mettere anche comunque Franceschiello. Quindi io metterei in una foto collettiva Pino il Solitario, il Papastro e Di Maio, che si chiama anche Di Peio. Concorrono certamente altri processi, come la progressiva desertificazione, attenzione, una progressiva desertificazione di una opinione pubblica critica e del progressivo imporsi di una ideologia giuridica e giudiziaria ipertrofica e cannibalica. Questi cazzo fanno adesso? Se possono, attraverso i loro rampini giudiziari, ti cancellano i video e a loro piacere ti possono anche incarcerare. Entrambe queste modalità culturali ed ideologiche sono a loro volta connesse con l'arrogante totalitarismo dell'economia, che a rigore non dovrebbe neppure essere definita economia, la quale significa regola e legge della casa comune, laddove si tratta invece soltanto di crematistica, arti di procurarsi denaro e ricchezze. Questo saggio è stato dunque scritto contro la menzogna evidente, il bombardamento etico, l'interventismo umanitario e l'embargo terapeutico. Essa è strutturata in tre capitoli, concepiti secondo una metafora di tipo medico. In un primo capitolo vengono individuati i sintomi visibili della malattia politica e sociale della nostra società capitalistica contemporanea. Gli interventi militari nel Golfo nel 1991 ed in Jugoslavia nel 1999. Golfo 1991, Jugoslavia 1999 sono due interventi completamente dimenticati dalla memoria storica di questo popolo di cialtroni. Le ideologie imperiali americane che li legittimano e li impongono ai loro alleati vili e immorali. In un secondo capitolo viene individuata la causa profonda ed invisibile di questa patologia terribile, il trattamento differenziato di Auschwitz e di Hiroshima, con il conseguente pentimento amministrato. In un terzo capitolo viene allora suggerita la terapia, che è la resistenza radicale, culturale, prima ancora che economica e politica, all'insieme di questa società il cui fondamento è purtroppo radicalmente ingiusto e malvagio. Come si vede, lo schema di questo saggio, diviso in tre capitoli, è relativamente semplice e lineare. È inevitabile, tuttavia, che la sua corretta comprensione includa un'enorme quantità di informazioni di tipo prevalentemente storico ed economico, che non possono ovviamente essere qui fornite per evidenti ragioni di spazio. La cosa non è comunque di per sé particolarmente grave, dal momento che sui principali cinque temi trattati, la guerra del Golfo del 1991, la guerra del Kosovo del 1999, Auschwitz, Hiroshima e la discussione storiografica sulla necessità del bombardamento atomico, ed infine gli Stati Uniti d'America oggi. Vi è una sterminata bibliografia, a volte di ottima qualità ed anche facilmente accessibile. Il lettore curioso e desideroso di approfondimenti può dunque utilmente rivolgersi alle bibliografie tematiche facili da trovare sia nelle librerie che nelle biblioteche pubbliche. In questa introduzione, tuttavia, anziché riassumere e compendiare i temi discussi nei tre capitoli del saggio, svolgerò alcune considerazioni integrative supplementari
utili ad intendere meglio lo spirito e la lettera del testo. Queste considerazioni integrative supplementari verranno raccolte sulla base di tre nuclei tematici fondamentali: l'approfondimento filosofico delle radici profonde di quella volontà di non sapere che come un cancro corrode la società contemporanea. Volontà di non sapere. Anche stamattina volantinando, tanti mi hanno detto no, non mi interessa. Appunto. Non vogliono sapere. Non vogliono sapere, vogliono subire. Ma li facciamo prendere il culo, gliele facciamo prendere. Hai capito? Non lo vuoi sapere, questo sentilo. Che come un cancro corrode la società contemporanea. L'informazione storica elementare sul vicino Oriente e sui Balcani, necessaria per capire il contesto politico e geografico delle guerre del 1991 e del 99. Ed infine il nesso fra globalizzazione capitalistica e mondializzazione umana, scenario culturale dei prossimi decenni e forse dei prossimi secoli. Il paragrafo conclusivo, cui attribuisco soggettivamente grande importanza, è dedicato al coraggio di smascherare le imposture. Il coraggio di smascherare le imposture come quelle che stanno esercitando, perpetrando adesso. Esatto. La cartina di tornasole su cui verranno giudicate le future generazioni di noi intellettuali. Noi non perdoneremo un cazzo. Esatto. C'è un altro capitoletto della prefazione che mi piace molto. Ah, stamattina parlando con i carabinieri che mi consegnano, lui sta lavorando per la finanza internazionale, sì. Lo sapete? Dice, lo sappiamo ma non possiamo fare niente. Ah, beh, io ho detto, guardi, su questo possiamo tornarci di concomodo e poi vi spiego quello che dovete fare. Ah, te l'hanno detto così? Sì, eh? Sì. E certo, noi abbiamo a che fare con della gente che non ci può fare niente. Quando potrebbero fare quello che facciamo noi? Semplicemente disobbedire, eccole qua, andate a fare in culo, cari poliziotti, con tutta la filiera in crescendo che arriva all'apice, no? Tutti, uno più delinquente dell'altro, che tu sia convinto, capace, cosciente di quello che stai facendo o meno, non cambia niente, tu lo stai facendo. Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri al Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Che titolo eccezionale! Il capitalismo contemporaneo non può guardarsi nello specchio senza rabbrividire e non può neppure contemplare il proprio ritratto senza che un presentimento di morte lo assalga. In questo senso, per cogliere artisti... Ma l'industria farmaceutica oggi è l'espressione più bieca, più chiara. Non ha citato Faust. Beh, lui è passato, non ha detto che è non c'è. È importante, Faust sì, ma questo... c'entra molto in questo discorso. Sì, ma discorso. È chiaro. Non la vendita dell'anima, la vendita... No. Questi sono venduti il culo, non l'anima. Non a caso Faust è un alchimista. Certo. E quindi ti apposto te l'ho detto. Capito? È il precursore dell'industria farmaceutica. Certo. E però non viene citato mai. Beh, incredibilmente no. In questi argomenti non viene. Io non l'ho mai letto. Il grande genio di Goethe si è estrinsecato proprio nel Faust. Questa è l'opera totalizzante del pensiero di Goethe. Sì. No, ma soprattutto un pensiero rivoluzionario, perché allora l'alchimia era la regina delle scienze, cioè quella innovativa in assoluto. Beh, nel 1800 no, era già superato. Vabbè, quello. Però lui parla di un periodo antecedente. No, sì, beh, è chiaro, certo. Quindi era il periodo dei lumi, no? Esatto. Lui era nel pieno dei lumi, ma dei lumi illuminati. Ricordiamoci che Goethe intanto è stato un grande, perché non erano i lumi aggressivi. Io stimo moltissimo Voltaire. Beh, Voltaire è uno anche lui molto... ondivago, diciamo, sì, ondivago, ma insomma... No, che lui faceva rivoluzionario, però faceva l'istruttore alle corti delle corti europee. Ma anche Goethe, sempre quello. Certo. Goethe, quindi però... era un po' rivoluzionario, un po' Goethe, però, accomodante. Goethe ecco. Però è al di sopra e obiettivamente viene percepito dal popolo europeo
come personaggio veramente al di sopra degli eventi e del modo di pensare dell'epoca. Esatto. Il capitano... Beh, ma lo poteva pure farlo, perché essendo nobile che gli fregava, era una parte del sistema anche lui, nonostante fosse uno appunto che ragionava e cercava di trovare la nobile, un nobile comunque germanico, è una nobiltà differente dalla nostra. Semispiantato. Ah, diciamo, certo. In questo senso, per cogliere artisticamente la sua situazione, è preferibile rivolgersi a un'opera come Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, piuttosto che ad un'opera redentiva come La Divina Commedia di Dante Alighieri. Capire questo punto è essenziale, e chi lo capirà leggerà anche meglio il terzo ed ultimo capitolo di questo saggio. C'ha una lama affilata nel pensiero, non è uno stronzo. No. Fa dei riferimenti incredibili. Certo. In cui la resistenza spirituale, ma era odiato, io ricordo una volta che fu attaccato dagli esponenti del sindacalismo CGL, CISL, UIL, eccetera, che si opponeva alla guerra di conquista nel Medio Oriente e contro l'Iraq, eccetera. Ma come, gli dicevano, questo Saddam Hussein, un tiranno, un tiranno. E fu attaccato pesantemente dai sindacati embedded. Perché il presidente del Sudafrica, chi era? Non era un bombarolo pure lui? Certo. Che non è che stava in prigione per caso, aveva ammazzato 200 persone, certo. Più o meno. Come si chiamava? Non mi ricordo più. Quello che è diventato santo, praticamente. Sì, santuomo, un vero santuomo. Un santuomo. Cioè, per la comunicazione e la stampa internazionale era l'intoccabile, diciamo così. D'altronde la stampa internazionale, composta da questi giornali... Porca miseria. È la parola Dorian Gray che mi ha portato su un altro terreno. Vabbè, andiamo, vai avanti. Come ovvio, peraltro, i compromessi pratici sono inevitabili e sono addirittura spesso consigliabili, purché non si dimentichi mai, riecheggiando la lettera e lo spirito della filosofia di Adorno e di Marcuse, che la totalità è falsa e di conseguenza l'unica proposizione filosoficamente vera cui possiamo affidarci con fiducia, appunto, che la totalità è falsa e di conseguenza bisogna diffidare di tutte le proposte filosofiche che vorrebbero spezzettare neopositivisticamente questa totalità falsa in frammenti atomicamente irrelati e separati, alcuni dei quali presi uno per uno atomistici sono veridici, certi ed esatti. Atomistici. E questa, come noto, la grande trappola di tutte le filosofie analitiche, oggi propugnate, sostenute e sponsorizzate dai sistemi scolastici ed universitari dell'impero americano e della cultura anglosassone, semplificata e volgarizzata, che gli fa da supporto ideologico. Bravissimo, questo libro. Dai, te lo do con piacere. No, che non l'ho mai studiato breve, ma è questo testo io lo acquistai quando conobbi il Preve, che faceva parte di un gruppo che partecipava, no, un gruppo, non è che lui facesse parte di quel gruppo, c'era un convegno in cui avrebbero parlato una mia amica, in cui avrebbero parlato Preve e Giulietto Chiesa, assieme a un'altra persona che tu conosci e che era Rossi. Fernando Rossi. Che è Fernando Guarda, Rossi? Guarda, dei tre il più carente. Vabbè, lo sappiamo, lo stesso lo ammesso, quindi nessuno dice niente. Allora, no, perché Giulietto Chiesa aveva una personalità molto... enigmatica, ma complessa, anche lui, complessa. Però molte ragioni. La sua intenzionalità era positiva, coerente e apprezzabile. Allora, conobbi questo autore, lì c'era in vendita questo libro, lo comprai subito, perché mi piacque il modo di affrontare il problema, e quindi questa è la situazione. Adesso te lo impresto con piacere, ma te lo impresto. Lo so.
Ah, l'ho trovato quell'altro libro che mi hai dato. Quello sempre su Preve. No, era su Preve. Sì, era no. Quelli 10.000 della fine della guerra che erano morti. No, i massacri avvenuti alla fine della guerra. Non era Preve? No, assolutamente. Era il grande giornalista. Ah, è vero, scusa. Roberto. Ma che Roberto? Sì. Vabbè. Grande giornalista, morto due anni fa. E con questo io concluderei, perché vogliamo passare a un altro video che ha la sua originalità. Ok. Spengo e andiamo avanti.